Ciao a tutti e benvenuti alla Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Allora, oggi esaminiamo un po' le dichiarazioni di Alessandro Bastoni, perché ha fatto un'intervista molto molto interessante, molto bella. Ha parlato della sua esperienza all'Inter, ha parlato di quello che poteva essere il suo futuro senza Inter, e questa è la parte secondo me più interessante. E ha parlato ovviamente di quello che adesso è l'Inter, degli obiettivi che ci sono, di quello che lui vorrebbe vincere, di quello che la squadra vorrebbe vincere. Ovviamente gli obiettivi rimangono molto alti, l'asticella rimane sicuramente molto alta. Allora, andiamo a però vedere un po' quello nello specifico, la dichiarazione più interessante. Intanto sposto un pochino qua il capitano, lo mettiamo un pochino più in là, ok, perché sennò siamo un po' appiccicati. Ok, lui dice che nel momento in cui, ai tempi di Conte, che lo ha voluto tra l'altro all'Inter fortemente, lui sapete che era tra Atalanta e Parma, l'Inter poi lo ha comprato dall'Atalanta, eccetera eccetera, era giovane, molto giovane, lo è anche adesso, però a maggior ragione era ancora più giovane in quel periodo lì, lui ha pensato di lasciare l'Inter, anzi non è che ha pensato di lasciare l'Inter, lui, sue stesse parole, virgolettato, ha fatto di tutto per partire, per andare via. Allora, mettiamoci nei panni di un ragazzo molto giovane che è in rampa di lancio per la sua carriera, che comunque all'Atalanta e al Parma è stato protagonista, si trova proiettato in una realtà come quella dell'Inter, con un allenatore come Antonio Conte che vuole vincere da subito, e soprattutto si trova davanti gente come De Vrij e Skriniar, titolari inamovibili di quella squadra, due dei difensori più in auge a livello internazionale, e poi nel momento in cui c'è il mercato arriva anche Godin, che nel momento in cui, sono quello che poi racconta Bastoni poi alla fine, sono proprio le sue parole, Godin in quel momento lì era una colonna portante dell'Atletico Madrid, che arriva a costo zero perché non vuole rinnovare con l'Atletico, viene all'Inter per fare comunque, per essere un perno, cioè per portare esperienza, per portare palmarès, per portare carisma ai ragazzi più giovani. Lo stesso Skriniar, che comunque era già Skriniar, era un giocatore giovane, molto giovane, quando arriva Godin. Poi sappiamo tutti com'è andata la storia, a quel momento Bastoni arriva all'Inter, vorrebbe giocare, ma si trova davanti mostri sacri come questi tre, con Conte che gioca la difesa 3, quindi Skriniar, De Vrij e Godin, con lo stesso Godin e lo stesso Skriniar che si devono adattare a un modulo che non era il loro, perché Skriniar giocava nella difesa 4 con Spalletti, mentre invece Godin giocava nella difesa 4 con Simeone. Godin non ce la farà mai alla sua età ad adattarsi a questo nuovo modo di giocare, perché non era il suo modo di giocare, mentre invece Skriniar, dopo un primo periodo un po' di difficoltà, un po' di apprendistato, un po' di insomma, diciamo così, di assestamento, riesce comunque a diventare un perno fondamentale anche nella difesa 3. Quindi cosa fa Bastoni? Proprio per questi motivi che ho appena elencato, decide di andare dalla società a dire: va bene, mi avete preso, ma io qua non ho spazio, io sono giovane, voglio giocare, mandatemi via, mandatemi via, mandatemi via. Bastoni non voleva rimanere all'Inter. Ci ha messo lo zampino Conte, Conte ha parlato col giocatore, ha parlato con Bastoni, lo ha convinto a rimanere, gli ha promesso che avrebbe avuto spazio, e così è stato, perché poi a un certo punto Godin ha iniziato a non giocare più, a stare fuori, e ce lo ricordiamo tutti benissimo, che ci si sorprendeva che Godin, arrivato con un certo tipo di mentalità, con un certo tipo di impostazione, con un certo tipo di ruolo, fosse diventato un panchinaro. E a quel punto ha iniziato a giocare Bastoni, difesa 3, braccetto di sinistra, con compiti di spingere, costruire, crossare, tirare, di testa, marcatura. Conte lo ha messo lì e aveva promesso a Bastoni che avrebbe trovato spazio e quindi di non andare via, gli ha promesso che avrebbe trovato spazio e lo ha convinto a non andare via. Bastoni alla fine si è fatto convincere, ha fatto bene, perché adesso Bastoni è Bastoni. Poi
Quindi questa è l'intervista di Bastoni sulla parte più interessante, questo sliding doors che è successo nel momento in cui lui è arrivato all'Inter ed è arrivato Conte insieme a Godin. Ok. Lui ha fatto di tutto per andare via. Per fortuna che ogni tanto è capitato anche a me, nel mio piccolo, nel mio lavoro, avevo una volontà di fare una cosa che sembrava fosse la cosa migliore per me, per la mia carriera in quel momento. Ma per fortuna, qui è quando proprio non sai niente di quello che ti può succedere, di come possono andare le cose, no? Per fortuna quella cosa che sembrava sicura, che si incastrava sicuramente, per fortuna non è andata. In quel momento lì io ho detto, cavolo, non è andata. Col senno di poi io dico, per fortuna che la mia volontà non si è realizzata. Ci sono delle forze ogni tanto che ti spingono a fare per fortuna la cosa giusta, anche se tu non la stai facendo, che ti fanno capitare la cosa giusta anche se tu vorresti fare l'altra che magari è sbagliata. E diciamo che su Bastoni più o meno il discorso è questo: lui avrebbe voluto fare una cosa, magari avrebbe fatto un'altra bellissima carriera da un'altra parte, ma non avrebbe fatto questo tipo di carriera che è quella che adesso lo rende felice. Infatti lui dice all'Inter ora sto benissimo. Siamo una famiglia, sono diventato importante, non mi vedo assolutamente lontano dall'Inter e da Milano, non voglio andare via, non voglio che mi vendano, non voglio pensare ai soldi in più e meno, eccetera. Io sto bene qua e mi vedo qua per tantissimo altro tempo. Quindi pensate un po' in 4 anni cosa può capitare, dal me ne voglio andare via assolutamente perché qua non trovo spazio, al diventare una colonna portante della squadra vincente, che ha vinto tanto, Bastoni ha vinto quasi tutto con l'Inter, gli mancava la Champions League proprio in finale, o l'Europa League persa sempre in finale, ma comunque sempre a quel livello lì. Ha vinto l'Europeo con la nazionale, e insomma ha vinto tantissimo. Quindi queste sono le sliding doors. Poi, vabbè, ovviamente adesso i progetti di Bastoni, oltre a quelli della squadra, sono quelli di vincere lo scudetto, di andare più avanti possibile in Champions League e di creare un futuro sempre più importante per lui e per la squadra. Quindi questo è l'aneddoto più interessante che è venuto fuori dalla sua intervista. E c'è proprio, è proprio la vita, è proprio così, no? È proprio particolare anche nelle scelte. E ripeto, tu magari vuoi fare una cosa non sapendo che quella cosa lì è la cosa sbagliata, e per fortuna ti capita di non farla. Poi può succedere anche viceversa, eh? Dipende se hai culo o no. In questo caso, ha avuto culo Bastoni, nel quello che ho raccontato io, ho avuto culo io. Vabbè, comunque, ti può andare anche di sfiga ogni tanto, ok. Allora, invece, chiuso l'argomento principale che era quello di Bastoni, un paio di minuti anche per trattare il discorso campo. Ci avviciniamo alla partita con la Roma, è una partita molto delicata. Vedevo l'Inter strafavorita fino a 2 settimane fa, prima che la Roma prendesse De Rossi. La Roma era una squadra senza gioco, senza anima. Mourinho si era un po' staccato dal gruppo e viceversa, era una squadra allo sbando, se vogliamo proprio dirla tutta. Con De Rossi questa squadra, anche se le partite non erano stra impegnative, però con De Rossi la squadra si è rialzata. C'è da dire anche che queste partite probabilmente la Roma prima di De Rossi non le avrebbe vinte. Questo senza nulla togliere a Mourinho, però dico per il tipo di situazione che c'era, che si era venuta a creare. Quindi adesso l'Inter si presenta all'Olimpico sempre da favorita e va benissimo, ma non da strafavorita. Adesso la Roma è una squadra che sta bene, che è più tranquilla, che con i giocatori è più serena, che ha un tipo di alchimia diversa ora con l'allenatore, c'è più fiducia, c'è più rilassatezza, è molto vicina la Roma ora alla Champions League, sembrava lontana ma invece è molto vicina, gioca in casa, ha tutti gli effettivi a disposizione, potrebbe tornare addirittura anche Smalling, e quindi stiamo parlando di una squadra che sta bene. L'Inter sta bene a sua volta, ma va a giocare là. Va a giocare senza Frattesi, e quindi questo è un altro argomento di cui magari parleremo domani mattina, anche guardando un po', avvicinandoci alla partita, visto che ormai domani saranno 2 giorni dalla partita, si gioca sabato alle 18. Va senza Frattesi, quindi con un cambio a meno centrocampo, esattamente come è successo con la Juve, dove è entrato Klaassen. Ci siamo domandati tutti, ma perché non entra Frattesi, entra Klaassen? E poi abbiamo avuto la risposta. Quindi Frattesi non ci sarà con la Roma, non ci sarà molto probabilmente neanche con la Salernitana, e quindi cercheremo di capire se potrà recuperare dopo queste 2 partite. E quindi questa è la situazione. L'Inter invece ha tutti a disposizione, ci sarà il solito ballottaggio sulla destra tra Darmian e Dumfries. Dumfries attuale non mi sembra in grandissimo spolvero, vediamo se troverà spazio anche Buchanan. E poi per il resto la formazione, con una settimana di pausa da domenica Juve a sabato Roma, dovrebbe essere quella titolare, quindi è inutile che stiamo a elencare la difesa con Pavard, Acerbi, Bastoni, sinistra Di Marco, destra Darmian.
Bale, Chala, Miki e Lauti e Thuram. Quindi questa dovrebbe essere la formazione con un Frattesi in meno in panchina. Però su questo argomento ci torniamo domani, bisogna monitorare anche la situazione di Frattesi, speriamo che siano solo queste due partite perché ci serve, visto che adesso ricomincia anche la Champions, e poi valutiamo di giorno in giorno. E intanto ragazzi vi auguro una buona serata, vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento quindi domani mattina, mi raccomando, schiacciate la campanella per avere la notifica dei video, il pollice in su se vi è piaciuto questo video, poi mi raccomando iscrivetevi al canale, io vi aspetto sempre. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter. Ciao a tutti e buongiorno.